ancora oggi non riesco a credere assolutamente, non riesco a credere, anche se ce l'ho davanti agli occhi l'assegno con cui mi vengono riconosciute quelle somme che sono per tanti anni così rimaste come una speranza forse. Oggi è una giornata proprio di felicità, per noi oggi è una conquista. Una conquista per centinaia di medici siciliani che vanno ad aggiungersi ai colleghi specialisti di tutta Italia, a cui i tribunali continuano a riconoscere i rimborsi per la mancata attuazione delle direttive europee relative alle borse di studio previste, ma non correttamente attribuite, a quanti si sono specializzati tra il 1978 ed il 2006. L'ultima consegna assegni dei ricorsi, portati avanti da Consulcesi, è avvenuta a Palermo, nella sede dell'OMCEO, alla presenza del presidente dell'Ordine, Salvatore Amato, felice per il risultato raggiunto dai colleghi. I colleghi qua presenti della provincia di Palermo, Caltanissetta e Enna, sono qui giunti per prendere il giusto riconoscimento che è stato dovuto a una mancata riconoscimento nei momenti importanti. Che sia bello sia brutto lo dicono i volti dei colleghi che noto, che vedo. Lo stesso Amato ha poi lanciato un appello chiedendo a governo e Parlamento di trovare una soluzione. In uno stato di diritto qual è il nostro, il diritto non si deve far valere in aula, ma deve essere una cosa più semplice. Se ci sono norme e leggi esistenti, piacciono o non piacciono, bisogna applicarle. È corretto, si possa prevenire ulteriore contenzioso. Ecco perché il mio, da presidente di un'istituzione, quello di sollecitare il governo, che sia il Parlamento, che sia l'organo deputato a legiferare, a che si eviti ancora questo andare, tornare o chiedere ad altri enti. Noi dobbiamo lavorare insieme, i professionisti devono lavorare insieme. È giusto riconoscere un diritto se questo diritto non è stato temperato, questo diritto, però altrettanto è corretto che la parte legislativa, il Parlamento, legiferi e che si dia, si dice da noi, una bella smossa, perché è opportuno dare segnali concreti. Di concreto al momento ci sono i rimborsi che continuano ad arrivare ai medici specialisti, un segnale importante per quanti non hanno ancora intrapreso il percorso legale e rischiano di rimanere fuori dai rimborsi considerando la ravvicinata scadenza dei termini di prescrizione. Consulcesi, forte dei risultati raggiunti, lancerà una nuova azione legale il 15 aprile. Sono stati distribuiti, quindi non stiamo parlando solo di vittorie, ma di fatti concreti, ovvero consegnati a migliaia e migliaia di medici, oltre 530 milioni di euro. Oggi stiamo parlando di 11 milioni di euro dati ai medici, a medici siciliani, quindi a oltre 200 medici siciliani, ma è da 10 anni circa che lo Stato si ritrova a dover necessariamente ottemperare a ciò che non aveva fatto in passato. Stiamo parlando di un rischio per lo Stato di 5 miliardi di euro, è per questo che si parla di un disegno di legge che possa mettere a posto, e Consulcesi ha molto contribuito in questo, supportando quello che è l'avanzamento di questo disegno di legge, sperando che lo Stato possa a questo punto, risparmiando in quelli che sono interessi, oneri e quant'altro, poter finalmente soddisfare le esigenze di tutti i medici, ricordo tutti i medici che hanno fatto azione, cioè che hanno chiesto allo Stato che questo diritto gli venga riconosciuto. Sono state ricordate delle scadenze, la 1° ottobre, novembre successivamente, è importante fare azione per queste cause collettive o quantomeno interrompere quello che è il rischio di prescrizione, questo tramite. Questo Consulcesi può essere sicuramente d'aiuto ai medici tramite una semplice lettera. Un invito dunque a tutelarsi per vedere riconosciuto il proprio diritto. Finalmente viene riconosciuto a noi un diritto che doveva essere già acquisito dalla legislazione, che invece non era per niente messo in opera e né tantomeno era stato recepito dalla regione siciliana, per cui adesso sono veramente contento di quello che la Consulcesi dopo tutti questi anni mi ha praticamente dato, cioè
abbiamo ottenuto quello che è il riconoscimento ufficiale di tutti i sacrifici che abbiamo fatto durante la scuola di specializzazione. Di questo veramente ne sono grato.